sempre meglio, si risistemano i nostri ragazzi. Vieni, vieni Adriana qui al centro, centro. Qui al centro. Noi. Ancora un applauso per Adriana. Senti, ma io ti volevo subito abbiamo dire. Dei supporter fantastici. Abbiamo i supporter. Devo dire, oggi lo studio è caldissimo. Ragazzi, oggi c'è un'atmosfera caliente. Grazie, è stato un grande piacere averti tra di noi. Vuol dire che ti sei trovata bene 2 settimane fa. C'è Olga Fernando che traduce istantaneamente, cioè, molto Olga brava. Brava Olga. Thank you, it's my pleasure. Sì, grazie a voi, è con grande piacere che sono di nuovo qui. Mi sono molto divertita, devo dire. Grazie. Sì, grazie Adriana. Allora stai con noi, però io ti devo chiedere una cosa. Scusate ragazzi, io vorrei sapere, tu sei tornata per me? Sei tornata, non credo, per Romina, non credo per i nostri due ballerini Cristian e Arturo, sei tornata, non lo so, per Pinuccio Pirazzoli in orchestra, insomma, per chi sei tornata realmente qui, la mia Adrianona? Io per Rambo. Sono tornata per Rambo. Ma non ci credo! Rambo! Allora, siccome lui sistema i microfoni di tutti praticamente insieme con lei, vogliamo far vedere? Allora, aspetta, è a posto Rambo, Adriana è microfonata. Perfetto, sei contento? Bellissimo. Scusa, posso far inquadrare il microfono che abbiamo? È vero, guarda, abbiamo il santino che... Abbiamo Rambo sui nostri microfoni, proprio, vedi, il santino di Rambo. Le immagini. Allora, quindi Rambo è proprio veramente nei nostri cuori. Io ti vorrei fare subito una domanda. Tu sei sposata con un grandissimo calciatore che è Karen Beu, che gioca nazionale francese ma gioca in Spagna in questo momento nel Real Madrid. Quando è accaduto il vostro primo bacio? Quando vi siete baciati per la prima volta? Devo proprio dirvelo. Sì, siamo curiosi. Kind of personal, è molto, è una cosa un po' molto, sì, privata. Molto privata. Allora diciamo, dopo quanto tempo vi siete incontrati in un aeroporto? Dopo quanto tempo vi siete baciati? It was on a second date, though. First time we met. La prima volta che ci siamo conosciuti. Poi c'è stata una seconda e dopo 2 giorni insomma ci siamo baciati. Dopo 2 giorni vi siete baciati. Mi hai fatto aspettare 2 giorni. 2 giorni. Quindi tu hai voglia. Posso aspettare anche 20 anni. Prima che ti bacia. Sai perché ti chiedo questo? Perché sai quanti microbi ti sei scambiata con Karen Beu in quel bacio? Ce lo dice la scienza in persona. Il nostro Piero Angela. Lo vado ad accogliere. Venga, venga qui. Allora, in quel bacio, visto che sarà, credo, vero Angela, argomento che tratteremo insieme più tardi? Beh, diciamo, nessuno li conta, comunque, diciamo, 50-60... Non lo voglio sapere. 50-60 milioni sì. Di microorganismi tra batteri, virus e funghi. Ma non funghi quelli che si vendono al mercato, sono piccolissimi. Però per esempio quando si respira normalmente, quanti moltissimi. Sono i microbi? Difatti spiegheremo dopo qual è anche il limite. Quindi che cosa importa quando ne prendiamo tanti di baci? Sono i microbi più belli che esistano al mondo. Ti spiegheremo. Non toglieteci questo per favore. Spiegheremo come funzionano e come ci si protegge. Va bene, allora più tardi. Ma anche molte altre cose. Benissimo, a dopo, super. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie a Piero Angela. E ora, cara la mia Mondello, che... Cosa? Che vedo? Scusate. Sì. Io ho una... perché... Cosa vuoi dire? Subito, durante la discoteca, io ho visto la Mondello un po' più alta. Allora ho pensato, vuoi vedere che io già mi sto accorciando? Leggermente, invece, sono... Guardate che cosa... Le scarpe... Porto delle scarpe da palla. Abbiamo iniziato con la discoteca e d'altra parte questo poteva... Cioè, era l'unico abbigliamento comodo.
va bene. Poi volevo anch'io non togliermi il piacere, scusa Adriana, sì, se posso, insomma, sì, di appoggiarmi. Ho capito, perché Adriana alla... può... va bene, allora appoggiandoci, donna, appoggiandomi appoggiandoti a, te, a me, puoi anche dire chi vedi in questo momento, che è una carissima amica. Vedo una ragazza che io adoro, una carissima amica, io non la conosco bene, però la sto vedendo, ha un sorriso splendido, una voce bellissima, con eccezionale qui a Domenica in Irene Grandi. Vai, Irene!